La seconda giornata in Serie D presenta il doppio scontro tutto abruzzese. Dopo i primi 90 minuti, le 5 compagini di casa nostra sono chiamate alla conferma, nel caso di Castelnuovo e Notaresco, oppure al riscatto totale Giulianova e Pineto o parziale Vastese. Ma i destini, molti, si incroceranno sullo stesso terreno di gioco ed è per questo che sarà un turno fondamentale. Si parte dall'Aragona, dove il Giulianova, sconfitto in casa dal Vasto Gerardi 6 giorni fa, se la vedrà con i biancorossi di Massimo Silva, reduci dal pareggio di Rieti. Punto questo che ha immediatamente cancellato il meno uno di partenza. Giallorossi che potranno contare sui gol di Saverio Pedalino. È lui l'uomo chiamato a portare in dote quelle reti indispensabili per poter disputare un campionato tranquillo. Sul fronte opposto anche la Vastese cerca un attaccante che possa fare al caso di Massimo Silva. Non a caso la società aragonese sarebbe vicinissima al prestito di un giovane attaccante, Tommaso Leon Bernardi. La punta classe 2001 dovrebbe essere ceduta con la formula temporanea dal Cesena. Per Bernardi 47 presenze in Serie D tra Savignanese e Cattolica. Quello dell'Aragona sarà un derby aperto ai tifosi, ma con l'assoluto rispetto delle linee guida anti-Covid. L'entrata allo stadio sarà possibile a partire dalle 13.30. La società raccomanda di arrivare con anticipo per evitare assembramenti e per le verifiche da effettuare per i biglietti e gli abbonamenti nominativi con i rispettivi documenti di identità e la misurazione della temperatura corporea. Mascherina obbligatoria per l'accesso e il raggiungimento del proprio posto. Sarà a porte chiuse invece l'altro scontro tutto abruzzese, quello di Castelnuovo, dove la matricola terribile di Guido Di Fabio, uscita vincitrice in quel di Fiuggi, se la dovrà vedere con la voglia di riscatto di un Pineto che è partito in sordina, sconfitto nel derby dell'esordio dal Notaresco. Nei neroverdi assente per squalifica San Severino, mentre potrebbe esordire uno degli ultimi arrivati, Mario Titone, non l'ultimo cronologicamente, visto che l'organico di Di Fabio si è ulteriormente arricchito con l'arrivo dell'esterno offensivo classe 2002 Lorenzo Barbone. Nel Pineto invece saranno a disposizione gli ultimi innesti, Ahmed Meiri e Marco Sabatini, arrivati in settimana dal Teramo. Ma sicuramente un altro derby difficile, incontriamo una squadra neopromossa ma che ha l'entusiasmo alle stelle, avendo vinto a Fiuggi sappiamo le difficoltà del campo dell'Atletico Fiuggi, quindi è un organico collaudato che ha stravinto il campionato di eccellenza, quindi mi aspetto una partita difficile, però come dico sempre ai ragazzi risultato finale è uscire fuori, ecco, da una prestazione sempre importante e una cura ben meticolosa dei particolari. Sicuramente una partita di calcio senza i tifosi non è, lo spettacolo è per, diciamo, i fantasmi, perché senza nessuno si gioca per l'obiettivo, per i tre punti, però poi manca qualcosa a tutti quanti, sia noi in campo sia la gente fuori. Reduce dal miracolo sfiorato mercoledì pomeriggio, il Notaresco avrà il primo impegno casalingo proprio contro i Rieti. Rosso-blu che avranno ancora un pizzico di amarezza per aver mancato col pescare il terzo turno di Coppa Italia, che era davvero ad un passo. Ma il campionato è l'obiettivo principale e il successo del Mariani Pavone è una spinta per proseguire la marcia cominciata una settimana fa. Questa è una partita importante per noi, però io l'ho detto sempre ai ragazzi, giochiamola tranquillamente, però il nostro obiettivo principale è quello del campionato. Dobbiamo essere concentrati sul campionato perché quello è il nostro vero obiettivo, vogliamo fare bene, vogliamo, possibilmente vogliamo rimanere fino alla fine in alto, poi alla fine una squadra vincerà, ma noi io sono convinto che lotteremo fino alla fine per poter vincere questo campionato.